Benvenuti a questa inesima puntata di Supermercati che è... Passione. Siamo andati al Lidl di Corso Sebastopoli, sta piovendo, ma non possiamo fermarci. Se ci fossimo fermati con la pioggia non avremmo mai visto la costruzione del circo di Dumbo. Dopo questa volta ricordatevi di seguirvi, di seguirci, di iscriverci al canale, di seguirci, seguirvi, insomma, in un turbine di autocompiacimenti. No, mi aspettavo che la collegassi col turbine. Basta. Il turbine è solo benzina. Questa fantastica crema, olive e mandorle. Ormai le hanno già mischiate tutte. Questo deve essere l'ultimo. Già mischiate tutte. Vabbè, forse già che non c'è lo zenzero, arriveranno anche a questo. Sempre della Italiamo, una marmellata al cedro di Sicilia. Ce l'hanno questo cedro di Sicilia. Di cedro, così non te la rischi. Comunque, appureremo un dolce dell'est Europa che abbiamo voluto provare per non essere sempre così campanilisti come siamo sempre, come ci piace essere. Dei baklava 250 grammi a 3,99 euro, ragazzi. Siamo molto curiosi di provare questi baklava. Un prodotto comune, ma hanno provato a fare quello versione figa, quindi abbiamo provato a testarlo. A 0,99 il cioccolato al 74% di fondente. Cioè 74, dobbiamo sentire questo 4. Questo 4. Perché sì, secondo me è proprio fondamentale quello. Diciamo che di questo periodo va di moda perché viene utilizzato per ogni campagna pubblicitaria scritta, anche se non si leggono, perché ormai la pubblicità sta andando oltre ogni logica, del pompelmo, anzi no, della tonica al pompelmo. Questa qui, quindi, lo bevi e vabbè, lo diremo dopo. Veniamo ora alla crema di olive e mandorle. Che dici? Ha un gusto troppo debole. A me piace invece, in un panino me lo vedo bene. Sì, perché con un insieme di altri gusti, però tipo come già come sugo non no. Questa è la tartina. È roba della tartina. Sì, capisci, cioè lo ricompreresti o no? Sì, con l'acciuga mi piacerebbe mangiare un crostino come questo. Cioè, buono. Sì, perché l'acciuga ha un gusto molto forte. Voto? 6,5. 7. Veniamo ora alla marmellata di cedro. Inaspettatamente molto buona. Ma sai che cedro la loro offerta? Perché comunque ci sta. Ci sta. Non è buona. Io mi aspettavo fosse dolcissima, in realtà no. Bella, questa qua di colazione ti fa finta di dimagrire mentre fai colazione. Sono quelli no, aspri. Vabbè, non esageriamo. Aspri, sì, aspri. Meno aspre delle vette del Carso, ma comunque aspri. Veramente. No, comunque sa di cedro. Non so, di Sicilia. Ma questa qua, infatti, è talmente aspra che lo coltivavano in Calabria, anche che avevano l'aspromonte. Hai capito? Voto? 8,5. 8. Veramente buona. Bravi, bravi, bravi. Veniamo ora ai baklava che Miran non può assaggiare. Assaggerò quello al cioccolato e quello bianco. Quindi parto da quello bianco. Quelli al cioccolato sono buoni. Quelli bianchi sono un po' pesanti, perché il cioccolato, anche se c'è tanta pasta, perché c'è della pasta in mezzo, tipo della sfoglia, non sono male. Però quel cioccolato sono nettamente migliori. Mangiandone uno alla volta non è male. Ci si è pensato a mangiarne 4-5. Quindi per le persone normali sono da provare, comunque. Sono da provare. Voto? 7,5. Ok. È un dolce diverso, una novità, quindi vale la pena provarlo. Veniamo ora al fondente al 74. Qua è proprio 74, 75. Ma come si apre? C'è scritto, Alex. Molto molto buono, anche se solo 74 sa di cacao, sembra molto di più. È buono, però troppo zucchero solo. Secondo me potrebbe averne un po' di meno, perché il gusto del cioccolato c'è, non c'è bisogno di metterci lo zucchero. Però... ma devono metterlo, penso, per far amalgamare tutto. Ma no, se no non sarebbe commerciale, stiamo parlando di un prodotto di discount, non è che la gente di discount vuole avere un colpo. È un prodotto comunque molto molto valido, secondo me, veramente. Cacao meravigliao, cioè, buono. Buono buono. Voto? 8,5. 8,5, sì, perché costa veramente poco e ha quel gusto in più. Buono buono. Allora, siamo al pompelmo tonico. Ormai non sono più cose a inventarsi. C'è la tonica al pompelmo. Che ne dici? Sembra che l'abbiano frizzantato 2x. Ma non esco. No, ma al di là di questo, non c'è il pompelmo non si sente. E si sente poco, si sente troppo la tonica. Sì. Fammi riprovare. Vabbè, però una tonica un polpelmo, non posso sapere di polpelmo, dai. Un po' ce l'ha. Ho capito, ma se no sarebbe tonica al nulla. La chiami tonica al nulla, ma ti metti il colorante e ha il gusto uguale. Non va bene. Se non ti avevo scritto che è il polpelmo, tu l'avresti capito, no. All'arancia avrei detto. Sì, avresti detto agli agrumi. Agli agrumi. Agli agrumi, agli agrumi di Sicilia, classico. Che hanno fatto migliaia di cose. Voto? 6. 5. No, perché ci sta, non costa tantissimo, va bene. Capito, ma capito, però... ma perché non lo fai? Perché non c'è? È una cosa che boh, non lo so, cioè io do 5, non so, mi aspettavo qualcosa. Cioè, cosa ci vuole mettere un po' di pompelmo? Certo. Piuttosto prendi un goccio di cedro e mettilo dentro.
Prodotto preferito di oggi? La marmellata. La marmellata ha proprio stupito, sì, è perché, vero. Esatto. Perché la guerra che l'aspetto dopo sarà peggiore. Ha un gusto già di prodotto molto più caro. Se te la fanno pagare 6 euro, quella dici... sì. Stai muto. Stai muto, te la mangi. È vero. Da supermercati che... Passione. È tutta, prossima puntata. Ciao, ciao.